Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno un cazzo mi verrebbe da dire, perché giustamente sta questi giorni da quando ho preso i soldi sono sempre nervoso, incazzato, perché tengo tanti gli occhi on wall, in napoletano significa tante di quelle attenzioni negative sui miei confronti, che mi stanno tutto storto, anche la dieta stanno a schifo, sto cominciando a bere, non altro dico a bere come prima, però sto cominciando a bere alcolici, cose che prima durante le giornate non capitavano, anche una mezza volta. Invece adesso sto bevendo, bevendo. Anche io ho preso Tennent, stamattina ci ho preso una Heineken. E non va bene. Anche perché io ho speso un bel capitale, più di 300 euro per fare palestra, casa, fra abbigliamento, fra tapirulan e quant'altro. E pesi. Quindi dovrei tecnicamente. Ma la cosa che fa sì, no? Che questi occhi in gola hanno purtroppo. Scuotono, diciamo, chiappano, perché poche parole. Voi sapete che la razza Puga è una razza di merda, diciamo, sono una razza di merda, familiari miei, sono la razza più viscida e infame che esiste nella faccia della terra. Sono proprio la monnezza delle persone, la monnezza delle persone, perché sono gente che si comporta di merda e si vantano pure di fare le figuracce di merda, perché giustamente loro, giustamente, si campano sulle figuracce. In pratica diciamo che questo, in pratica si può dire che sono delle persone di merda. Sono riusciti a farmi a mettere l'occhio in quello sull'unico parente che avevo, ma questo è comunque già di suo un cazzone perché è un paranoico di merda. Ora a cominciare con me e l'ho allontanato, quindi non posso più contare di andare a casa sua. Ora anche in casa stanno cominciando i primi diverbi e le prime discussioni. Io spero che questa cosa non viene saputa in giro, perché questi pezzi di merda sicuramente godranno come i porci a sapere che io in casa mia sto una volta in litigio, un'altra volta. Non è successo niente per il momento, se la chiarire, se ovviamente si chiarirà, mi si auguro, perché spero che non vincano i malocchi addosso a me, addosso alla mia famiglia. Poi sicuramente sento delle forti energie negative nei miei confronti, nei confronti della mia famiglia. Io sono un tipo anche abbastanza forte, non ci casco. Ma magari i familiari sono più deboli e vanno contro questo e quell'altro. Ma è una cosa che non mi piace delle persone. Le persone mi hanno dicevano in faccia le cose, nel bene e nel male. Però che me le dicono dietro o per terze persone. Lo dicono ad altri, gli altri mi fanno le ambasciate a me. Non le dico in faccia, o negativo o positivo che sia la cosa. Poi valuto io la cosa, la situazione, come gestirla o meno. Però me lo devono dire in faccia, senza andare a altre persone oppure da dietro. Io ho una razza di me, ragazzi, una razza di drogati, razza Puga, razza di drogati, infami, puttane, pseudo guappi, perché chiamo guappi di cartone? Perché chiamo guappi di cartone? Gente che fa i forti, come quasi tutti i sant'anti mesi più o meno, gente che fa i forti con la gente brava, educata, i bravi educati li chiamano scemi, chiamano, mentre la gente malandrina per loro sono degli eroi. Lo campano ancora con il nome del Giappone, pensa un po', il Giappone è un boss di malavita, Giuseppe, detto Giappone, che è morto 34 anni fa, quindi è una cosa che ormai è estinta, che non dovrebbe riguardare nessuno, giusto che uno porta rispetto, sai, è stato un grande boss di qualità, però basta, cioè è una cosa che è di storia, cioè in realtà dei fatti non conta più un cazzo, perché giustamente è morto, che cazzo che non conta, che parte in mano non è morto, no? Se era vivo un altro par di maniche. Ma se era vivo tante cose non ci succedevano, perché tanti comportamenti di questi merda umane non avvenivano. E posso fare tanti esempi, se mi ha. Stavo facendo io, mio fratello, i miei nipoti, una passeggiata. Stavamo andando a fare i servizi, più una passeggiata, diciamo. Servizio a mia madre. E mia zia, oh, ma sembra. Se lo così dici perché spreca benzina, sembra destra e sinistra, stai. Sembra destra e sinistra, non sta mai. Ma perché non ti fai i cazzi tuoi? Io pensavo che ce l'avessi con i mongoloidi del figlio, altro down di merda, che lo chiamo down, ma down sono suo signore rispetto a succedere. Ma non ti fai i cazzi tuoi? Ma sanno cazzi nostri se usiamo la macchina per fare i servizi? Saranno cavoli nostri. A te cosa ti interessa? Cosa ti entra sulla tasca se questo prende la macchina? Quel poco il mongoloide del figlio. Non lascio andare te chi l'uscita, che è ferita a me. Pensavo che non lo sentivo io al telefono.
ragazzi, devo cominciare a fare box, seriamente. Io certi stati non li posso scrivere su Facebook, perché se scrivo io fare box per spaccare il culo alla gente e alla mia famiglia di merda, mi bloccano. Dico, questo stato non viola, invece con un video più o meno posso dirlo. Io già fa box, il mio amico non si decide, porca puttana, sempre indeciso sulle cose, fa palestra, quello con l'altro. Io comunque lo dico io con le mie forze di fare questo percorso di dieta, questo percorso di anti-alcol, diciamo, contro la dipendenza dell'alcol, riuscendo a disintossicarmi dall'alcol. Poi questo mio amico da un po' fa mi ha proposto di andare a box, però non si è fatto più niente. È il mio sogno andare a fare box, in modo tale che in pochi anni io vado a rompere il culo ai miei familiari e anche alla gente che ti guarda storto, questo coglione di solito, giustamente, che dico, cazzo, guarda, fa mongoloide, io pio picchi. Però giustamente, ragionando così, come io la giochi, se diventa una macchina da guerra, diventa un pericolo pubblico, perché picchio tutti i miei parenti la mattina e la sera, una volta che sono paramenato le mani. Poi giustamente picchierò anche i coglioni che mi guardano storto, finisce che mi sparano sicuramente. Che chi è comunque Sant'Andrew si ragiona quello, come in Far West. Ho chiamato toccato, non posso, soprattutto chi ha appena gente proprio malandrina. Però c'è sto rischio, corro volentieri, anzi meglio un giorno da leone che 10 da pecora. Io pensate stanotte, no? Io c'è una pagina alle mafie di 3.000 visite, di 3.000 persone che la seguono, la gestisco. E sono stato anche stufo di gestire questa pagina, perché conosco solo gente di merda. Pensate, no, che ogni volta che io conosco qualche ragazzo, che a maggior parte ragazze parlo, che sa stare la mia identità reale, smette di parlarmi, e quindi c'è gente di merda che si nascondono dietro la falsa moralità, a una cultura antimafia, poi sono delle persone di merda, perché la persona che ti valuta per l'estetica o per quello che dici, magari anche, perché a volte mi hanno cancellato pure perché magari c'erano le donne, sono tutte troie, queste offendevano, giustamente, mi bloccavano. Però quello che dico io, è tutte le volte che non sa la mia identità reale, è andata a schifo. E allora si fa due domande, vuol dire che cazzo, che non posso mostrare la mia faccia alle merda, che succede questo e quell'altro. Comunque stavo dormendo, all'una di notte mi arriva un messaggio, profilo falso, monnezza, devi morire di tumore, tua razza, questo qua, io ho risposto proprio a focaccia, pure io devi morire tu tumore, tua razza di merda, questo qua l'altro l'ha già bloccato. Pensate che bello, non è che avrei un messaggio bello a qualcuno, Giovanni Manchi, ti voglio rivedere, no, tumore. Mi sono stufato, io ho bisogno di disintossicarmi dalle persone, la maggior parte delle persone ho bisogno di disintossicarmi, perché sono stufo, ragazzi. Sono stufo delle persone, dei loro comportamenti, della mia razza di merda, dei miei parenti di merda, sono solo stufo di subire tutta questa merda. Io mi sento come se avessi nei miei confronti una certa attrazione, attraggo queste energie negative nei miei confronti, stanno compendo a me e la mia famiglia. E io faccio tutto il possibile per evitarle, per non farmi controllare da queste emozioni. Sto cominciando a bere un'altra volta, sto mangiando un'altra volta. Oggi non dovrei mangiare tecnicamente, ho mangiato solo petto di pollo insalato, sto bene. Non devo farmi scoraggiare, non devo farmi prendere da questi occhi in wall, da questi malocchi. E devo continuare. Purtroppo quando ho preso i soldi c'è un'aura negativa nei miei confronti. Ci sento questa cappa negativa. Perché parlo, questa gente che non fa altro che parlare. E poi non ho vinto il milionario, ho vinto una causa che sono arrivati di arretrati. Punto. Niente di più, niente di meno. Non è che ho vinto un milione di euro, allora sai, mamma mia, non si immagina tutti i medicini che spendevo, secondo me. Quindi per questo ti fa capire tante cose come il mondo è una merda, la gente è solo merda, ci comporta solo di merda e merda solo i nostri comportamenti di merda. Quindi è inutile che io non dico resilienza, perché si può essere resiliente, fa cazzi suoi. Io dico solo una cosa, la gente si merita solo la merda, la parte mia merita solo indifferenze oggi, perché sinceramente, come una ex amica mia, mi segue questo profilo, non mi segue quasi più. Si è messa il 24 giugno, ora si mette alla massimo i primi di luglio, finire a metà luglio. Anche questa cogliona, questa non anormale, perché è una persona che io mi mando dei soldi, ma anche ti dice perché l'hai fatto. Dico io, questa anche si chiede, ma io che ci sto a fare questo profilo? Come a seguire questo coglione? Cioè, come se fosse un obbligo, a questo punto non lo fare più. La pietà, valla a fare l'ennesimo della tua vita, valla a fare i tuoi amichetti del cazzo, non la fare a me.
che non ho bisogno della tua pietà, mi sono rotto anche i coglioni. Io sto cominciando ad amarmi, e le energie negative mi stanno attaccando, ma io riuscirò a vincerle e a mandarvi tutti quanti a fare in culo. Merda.